Serie cadette con Cremonese, Bari e Spezia che trovano la strada della vittoria. Proprio i Liguri superano il Pisa di Pippo Inzaghi. Nella domenica di Serie B sono 4 i match che tracciano l'epilogo della 14ª giornata. Tra Sud Tirolo e Spezia non c'è partita. La sblocca Pietrangeli con uno sfortunato autogol nel tentativo di anticipare Colac dopo un cross da destra di Cassata. Al 41esimo arriva il 2-0, cross da sinistra di Reca e colpo di testa di Esposito. Pallone che viene respinto da Masiello ma torna sui piedi dell'attaccante che a quel punto la insacca a porta vuota. È Luca Vignale a siglare il definitivo 3-0 sfruttando l'assist di tacco di Pio Esposito e battendo di sinistro Poluzzi. Torna alla vittoria la Cremonese e prosegue la crisi del Frosinone. Al Giovanni Zini è Franco Damian Vasquez a giocare un ruolo da protagonista con l'unica rete dei 90 minuti. Angolo sul primo palo per Ravanelli che allunga sul secondo ed il trequartista la insacca con sostanziale agilità. Il Bari conquista 3 punti che lo proiettano al 6° posto in classifica contro un Cittadella che totalizza la 5ª sconfitta nelle ultime 9 giornate. Al 5° minuto la sblocca Kevin Lasagna con un mancino chirurgico sul secondo palo. 30 metri palla al piede per il numero 15 biancorosso, dribbling secco in area a saltare Piccinini e firma il vantaggio del Bari. Il raddoppio arriva su calcio di rigore. È Sibilli l'autore della trasformazione perfetta con un destro che spiazza Castrati. Il 3-0 del Bari arriva con un cross alla sinistra di Dorval, Maiello calcia al volo da posizione defilata ed incrocia sul palo più lontano. Nella ripresa ecco la reazione del Cittadella, azione prolungata dei Granata culminata con Carissoni che tira un destro che passa sotto le gambe di Simic. Dopo 3 minuti il Cittadella sorprende ancora, cross alla sinistra, Rabbi si allunga e chiama alla grande parata Radunovic, palla che resta nell'area piccola e Pandolfi ne approfitta con uno scavetto letale per il portiere biancorosso. Succede tutto nel primo tempo tra Palermo e Sampdoria con una rete per parte, il vantaggio è blu cerchiato con Nicolau che sbaglia il tocco e permette a Tutino di battere De Planche. La reazione del Palermo arriva con Di Francesco che triangola con Verre che lascia partire un destro che non lascia scampo a Silvestri. Un punto a testa e titoli di coda sulla domenica di Serie B. I risultati della 14ª giornata di Serie B aperta da Cosenza e Modena, il pareggio per 1-1, Sassuolo Salernitana 4-0, Guessabia Brescia 0-0, Carrarese Pisa 1-0, il pareggio tra Catanzaro e Mantova per 2-2, ulteriore pareggio maturato in campo tra Cesena e Reggiana per 1-1, la vittoria della Cremonese sul Frosinone per 1-0, vince lo Spezia con 3-0 contro il Sud Tirol, Bari, Cittadella 3-2, 1-1 tra Palermo e Sampdoria, così si compone la classifica in virtù dei risultati appena illustrati. Sassuolo quota 31 punti in testa, la differenza reti favorisce lo Spezia sul Pisa di Pippo Inzaghi, entrambe quota 30, via tutte le altre, fanalino di coda resta il Frosinone, 10 i punti.